Pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo a Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E iniziamo con il canto Apri le tue braccia al numero 120. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Anche oggi il Signore ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama a conversione. Umilmente riconosciamo il nostro peccato e con fiducia accogliamo la misericordia di Dio sulla nostra vita. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison, Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison, Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che con i tuoi gloriosi doni di salvezza ci rendi partecipi sulla terra dei beni del cielo, guidaci nelle vicende della vita, accompagnaci alla splendida luce della tua dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galat, come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te,
che togli l'iniquità e perdoni il peccato al resto della sua eredità. Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Il Signore oggi ci dona una pagina del Vangelo tra le più conosciute, immagino, nella nostra vita, fin da bambini, per prepararci alla prima confessione, ci siamo imbattuti in questo brano del Vangelo e abbiamo riflettuto, ci hanno fatto riflettere su questo brano del Vangelo. Ogni volta che si ascolta questo brano del Vangelo si rimane veramente stupiti nel sentire nuovamente l'annuncio di quanto buono e misericordioso sia il Signore, di quanto grande sia il suo amore, la sua misericordia nei confronti di ciascuno di noi, nonostante le nostre infedeltà, nonostante il nostro peccato. Sottolineo semplicemente una cosa tra le tante che si potrebbero sottolineare, che questa volta mi ha colpito. Ecco, altre volte commentando questo brano del Vangelo
non avevo fatto attenzione a questo aspetto che adesso vado a denunciare. Mi colpisce il fatto che il padre non va in cerca del figlio minore, il quale sceglie di allontanarsi con l'eredità tolta dal padre. Questo figlio minore tratta il padre da uomo morto, l'eredità si chiede, si riscuote quando uno muore, quindi il figlio minore chiede l'eredità, tratta il padre che è vivo, lo tratta come un morto e va via per conto suo, vuole essere libero dalle dipendenze del padre e sappiamo come vanno le cose. Rimango colpito per il fatto che il padre non abbia cercato di far nulla per fermare questo figlio minore, lo lascia libero di fare le sue scelte e non va a cercarlo una volta che il figlio minore si allontana. Ma nel momento in cui il figlio minore, o perché veramente pentito o per necessità, non lo sappiamo, ritorna verso la casa del padre, allora in quel momento il padre gli corre incontro e gli dona di nuovo tutto il suo affetto, tutta la sua misericordia, tutto il suo perdono, nonostante il male che questo figlio minore aveva oggettivamente creato nel cuore di questo padre. E fa festa, gli ridà dignità. Mentre il padre esce e va in cerca del figlio maggiore. Quel figlio maggiore che di per sé era il figlio perfetto, il figlio che rimaneva sempre ossequiente al padre, che lavorava con il padre, ma probabilmente lavorava con il padre o per paura del padre o perché desiderava ottenere in cambio qualche cosa, non rimaneva con il padre semplicemente per amore. E non accetta che il figlio, che il fratello suo più giovane, che il fratello più giovane possa essere ritornato dopo aver dissipato tutti i suoi beni. E non accetta soprattutto che il padre faccia festa perché questo figlio minore è tornato. Il padre sente la necessità di andare fuori, di andare a cercare il figlio maggiore per cercare di portarlo dentro, mentre con il figlio minore il padre era rimasto a casa, lo ha aspettato. Forse il Signore viene in cerca in modo particolare proprio a tutti noi che, insomma, certamente non credo che siamo come quel figlio minore che dissipa tutte le sue sostanze vivendo in modo dissoluto. Siamo probabilmente molto più come quel figlio maggiore che rimaniamo uniti al padre, che rimaniamo in comunione con lui, ma forse le motivazioni che ci portano a rimanere uniti a lui non sono motivazioni del tutto pure. Rimaniamo uniti a lui perché vogliamo ottenere forse da Dio in cambio qualche cosa che ci interessa, o perché abbiamo paura di andare all'inferno, o perché pensiamo che il Signore ci protegga da tutti i mali possibili che ci possono capitare nella vita. Cioè, può essere che la nostra fede sia una fede non pura, non vera. Non stiamo in comunione con il Signore semplicemente perché riconosciamo che da Lui c'è la nostra vita, che in Lui c'è la nostra esistenza, la nostra vita, rimaniamo con Lui per interesse o per altri motivi che non sono motivi di fede. Ecco, il Signore ci viene incontro, sente il bisogno di venire incontro proprio a noi che apparentemente siamo i bravi, i buoni, i perfetti, e invece in realtà siamo quelli che hanno maggiormente bisogno di conversione, probabilmente. Lui ci viene incontro per dirci: vieni nella mia casa, vieni anche tu a gustare la salvezza, vieni a rallegrarti per il mio amore e per la mia misericordia. Vieni e giuisci con me,
perché dono il mio amore e il mio perdono anche ai peccatori che si convertono perché vivano. Vieni e riempi la tua vita del mio amore. Vieni e riempi la tua vita della mia gioia, della mia salvezza. Anche oggi il Signore viene nella nostra vita e ci invita a rallegrarci con Lui, per Lui e per tutti i fratelli che dal peccato il Signore riporta alla vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, il sacrificio che ti offriamo infonde in noi una forza di redenzione che ci preservi dalle umane intemperanze e ci disponga a ricevere i doni della salvezza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, il nostro Dio. Veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità, riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di benvenuto e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e ci ha resi i suoi figli. Con la libertà e la fiducia dei figli ci rivolgiamo a Lui come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, Signore, liberaci da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Affidamento a Maria. O Maria Immacolata, Madre di Dio e mia Madre e Regina, a te affido e consacro la mia persona, la mia vocazione cristiana e tutta la mia vita. Perciò rinunzio a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni. Rinunzio ad ogni peccato per vivere nella fede della Chiesa, la grazia del mio battesimo, e portare con Cristo, con amore, la mia croce quotidiana. Proteggimi, o Madre, da ogni male e guidami nella sequela del tuo Figlio Gesù, nostro Maestro e Signore. Disponi di me di quanto mi appartiene secondo le intenzioni del tuo cuore di Madre della Chiesa e dell'umanità, alla gloria della Santissima Trinità. Amen. Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, agisca nelle profondità del nostro cuore, ci renda partecipi della sua forza per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Nella tua misericordia, Signore, porgi l'orecchio alla voce di coloro che ti supplicano, e perché tu possa esaudire i loro desideri, fa che chiedano quanto ti è gradito.
per Cristo nostro Signore. Scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita, andate in pace. Immacolata 161. Vergine bella di nostra vita, tu sei la stella tra le tempeste, te guida il cuore di chi ti chiama, madre d'amore. Siamo ma figli tuoi, immagini.